Buongiorno. Leggiamo dal Salmo 43, versetti 2 e 3. Tu sei il Dio che mi dà forza. Manda la tua luce e la tua verità perché mi guidino. Leggo un trafiletto interessante tratto dal calendario Una parola per oggi del 2023 e dice: in questo periodo storico la Chiesa deve affrontare eresie, insegnamenti erronei e false dottrine. Ogni epoca storica ha dovuto fare i conti con il dilagare di immoralità, apostasie e corruzioni varie. Sappiamo che negli ultimi tempi ci sarà sempre più dissolutezza e perversione e che perfino i più fedeli saranno scoraggiati. In che modo il credente deve combattere contro tutto ciò? Alcuni movimenti cristiani scendono in politica, altri combattono apertamente prendendo posizione su temi che ritengono indecenti e amorali. Altri ancora manifestano in contrapposizione a tutto ciò che ritengono essere peccato. George Werber, nel suo libro Avanti per grazia, nonostante le nostre debolezze, scrive: troppe persone ai nostri giorni sono impegnate a combattere le tenebre invece di propagare la luce. Se ci pensiamo, basta accendere una lampadina per dileguare il buio. Quindi, chiediamo la forza a Dio per essere lampade che portano la sua luce, facendo scomparire le tenebre. Questo è il nostro compito: essere portatori di luce e verità. Che il Signore ci benedica.